Matera, voi sapete che io non sono obiettiva su Matera, la amo indiscriminatamente. Chiamiamo intanto subito sul palco la persona che ha vinto questo premio. Allora, chiamiamo sul palco Maria Cristina Aietta. Ci sei, Maria Cristina? Vedo qualcuno, non vedo nessuno? Non vedo niente. Eccola qua, Maria Cristina Aietta. Tra le tante traduzioni, le prove di traduzione arrivate, lei ha fatto quella che è di gran lunga la migliore. E questo le va su un premio pratico, cioè non la targhetta, perché Harlequin Mondadori, che è sponsor da sempre di questa manifestazione e che ha organizzato anche questo premio, dà come premio a chi ha fatto la migliore traduzione la possibilità di tradurre un Harlequin Mondadori, quindi un lavoro, un contratto di lavoro. Elisabeth, questo te lo dicono adesso, poi è più importante che la casa massima, Nadia ci sei da queste parti, figurati se non è perfettamente pronta Nadia. Ieri sera chi ha avuto la fortuna di vedere il bellissimo spettacolo sui bambini? Leggende del mondo emerso, il destino di Adara. Risveglio. Caldo, qualcosa che punge sotto la schiena, qualcosa di umido. Un universo rosso tutto intorno e dolore ovunque. Come essere bruciati da un fuoco interno, come se ogni singola fibra del corpo urlasse. L'essere percepì una mano da qualche parte. Mosse le dita debolmente e le sentì inondate da un quieto tepore. Lentamente aprì gli occhi. Al rosso si sostituì un bianco accecante. Fu come recuperare tutti i sensi all'improvviso, come essere avvolti da un unico caos urlante. Dove sono? La domanda emersa dalla sua coscienza semplice. Prima di tutto, complimenti, sono incredibilmente felice che sia un'italiana brava che ha aperto delle porte, che ha sfondato delle barriere. Alessandra Bazzardi premia a nome di Harlequin Mondadori e dell'associazione Women Fusion Festival con il magnifico gioiello in oro lapazzante realizzato dal laboratorio Otto Ora con materia di vera capacità e altri, la scrittrice Lisa Tronisi. Una sola parola, quest'anno è andata benissimo, come al solito, settimo anno, niente crisi, si va avanti alla grande. Vi ho dato il titolo della serata, per cui è Pietre che cantano. In un pomeriggio d'estate si alza il vento, l'aria minacciosa preannuncia pioggia, disegni di fulmine in cielo. Pian piano tutto si placa, le stelle e la luna piena fanno da cornice a una serata piacevole. Un evento speciale ci aspetta, illuminazione scenico-pirotecnica in piazza Caveoso a Matera, che narra la storia della città con accompagnamento di voce. Migliaia di persone come me seguono luci,
suoni, colori, immagini, in un'armonia che appaga l'anima.